La Regione Abruzzo riparte dalla cultura per affrontare la transizione energetica. Non può esserci una transizione energetica che tenga senza una transizione anche dal punto di vista culturale. Per questo motivo abbiamo voluto sostenere fortemente l'anno scorso la nascita del primo corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia e questa mattina qui a Pescara per sostenere e promuovere un corso di perfezionamento promosso dalla Regione Abruzzo e dall'Università D'Annunzio, Dipartimento di Architettura, proprio per creare una figura tecnica professionale capace di redigere una pianificazione energetica del nostro territorio. Quindi ripartiamo proprio dalla cultura per cercare di centrare gli obiettivi che ci portano quindi poi ad avere un territorio sostenibile e aumentare anche la qualità di vita dei nostri cittadini.